Gettala subito! Ehi, 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 calma! Non c'è problema, davvero! Come hai saputo di questa? Non so nemmeno cosa... Non so cosa sia, sono solo cosa sia. Azzelicala! Credimi, stavo solo dando un'occhiata. Non sembri un rigattiere, quella è una tenuta. Apri un rigattiere. Solo un completino. Ehi, Taruga Ninja, non punzecchinja. Come ti chiami? Mi chiamo Peter Quill, ok? Ciccio, calma. Muoviti! Perché? Come ti chiami? Perché? Ronan forse vuole interrogarti. Perché? Ehi, senti, forse mi conosci con un altro nome. Star-Lord. Come ti chiami? Chi? Star-Lord. Andiamo. Il leggendario fuorilegge. Chi? Il leggendario fuorilegge. Grazie. Muoviti! Perché? Peter, una telefonata. No, aspetta, non la telefono. Qui. Ehi, Yondu. Qui, mi trovo su Morak. Non c'è l'orbe, non ci sei tu. Beh, ero in zona, ho pensato di risparmiarti la zona. E dove sei al momento? Ti prego di scusarmi, ma credo che te lo dirò. Ho scappato per organizzare questa cosa. Fare qualche telefonata e scappare, ma fammi il favore. Facciamo certe cose fra noi, siamo Ravagers. Tu sei vivo grazie a me. Io ti troverò. Mettete una taglia su di lui. 40.000. Ma portatemelo 20.000. Sì, capitano. È quello che ho detto. Sei sempre stato morbido con lui. Sei l'unico con cui sono stato morbido. Sì, capitano. È quello che ho detto. Ora non preoccuparti del signor Quill. Non appena lo riavremo Quill, lo ucciderò con le mie mani. I nani. Quello di cui dobbiamo preoccuparci è Quill. Mi chiamano terrorista. Radicalista. Mi chiamano Tercale. Mi chiamano Cale. Zelatcale. Perché io obbedisco alle antiche leggi del mio popolo, i Kree, e punisco coloro che lo fanno. Perché io perdono la vostra gente per aver preso la vita di mio padre. E quella di mio padre. E quella di suo padre. E quella di suo padre. E del padre ancora prima di mio padre. 1000 anni di guerra tra noi e quella di mio padre. E non saranno dimenticati. E non saranno cagati. Non puoi farlo! Il mio governo conosce vergogna. Tu regnerai su Xandar. No. E io la curerò! Alleluia! Xandariani, solo un branco di sfigliani. Tutti che si spostano in gran fretta per correre al nulla assoluto e dalle stupidaggini patetico. E guardate lì, Mr. Sorcerer. Dov'è tua moglie, vecchio pacucco? Prevertito che non sei altro. Giusto, Grog? Grog. Oh. Vediamo quanto ci tengono a trovarti. 40 unità? Grog, diventeremo... Signor Quill. Broker. LOL. Sei fortunato che è arrivata la pupa, altrimenti ora io e Groot ci troveremo a riscuotere la pupa, mentre tu saresti massacrato e fatto a pezzi dalla pupa. Sai quanta gente ha cercato di uccidermi in questi anni? Sta pur certo che ci riusciranno un albero e un procione parlante. Cos'è un procione? Fermi! Cos'è un procione? È quello che sei tu. Che cos'è? Cos'è un procione? Cos'è un procione? Non esiste niente come me, tranne me. Cos'è un procione? Allora, questa cavolo di sfera è un po' un oggetto del desiderio, tipo arca dell'alleanza, roba alla falcomaltese. Che cos'è? Cos'è un... Io sono... Fortissimo! E allora, che cos'è, Lord? Cos'è un procione? Che cos'è? Io non parlo con un ladro privo di onore. Piuttosto arrogante, detto dalla lacchè di un maniaco genocida. Io parlo con un ladro privo di onore.
Seso, tutti quanti. Sì. Cos'è un seso? Lo sappiamo tutti. Io sono fortissimo. Sì, me l'hai già detto. Non stavo recuperando l'orb per Ronan. Lo stavo recuperando per Ronan. Se vuoi la mia opinione, Enone, questa cosa diventerà una lagna insopportabile. Ehi! Metti giù! Lei durerà un giorno al massimo. Assassina! Assassina! Le guardie la proteggeranno, vero? Controlliamo la ciccia fresca. Gli spalmerò tutto da ciccio di gelatina guraviana. Io sto con loro. Una cella potrà proteggerti. Gamora, considerala una condanna a morte per i tuoi crimini contro la galassia. Non osare. Tu sai chi sono? Sei Drax, il distruttore. Hai ucciso decine di tirapiedi di Ronan. Mia moglie Ovet ha ucciso un Ronan e mia figlia Camaria le ha uccise come se nulla fosse. E ride dirle e rideva Ava quel. Aspetta a te prendere la sua vita. Ava, mia moglie ha ucciso la mia famiglia e io ucciderò un membro della sua famiglia. Certo, Drax, tieni, io. Bello il pugnale, me lo tengo. Io sono Groot. Ah, sono degli grati. Quello che conta adesso è... Di quello ne parleremo dopo. Dobbiamo fare... Come? Lo sappiamo tutti. Cos'è un sesso? Sì. È una frase che la gente ripete sempre, mica è una cosa che si dice una volta. E secondo, non credo che tu abbia... Sesso. Io ho... Che percentuale di un piede pensi di... Tu non hai diritto di fare sesso. Ho appena fatto quel. Ha ragione, non puoi esprimere... Sesso. Che percentuale? 12%. 12%? Che percentuale? Lo so, 100%. È una risata finita. È vera! Avanti. Yo-Yo arriverà qui tra pochissimo e si aspetta di sentire il nostro grande piano. Mi serve il vostro piano. È a malapena un pensiero. Ti schieri con loro adesso, sesso. Se guardo tutti noi, sapete cosa vedo? Tutti noi. Sì, insomma, nel senso... Dobbiamo fare sesso. E altro che se è così, tutti noi. Le nostre famiglie hanno dato senso. Oggi ci ha dato qualcosa. Ci ha dato un'occasione. Per fare cosa? Per discutere i piccoli dettagli del piano. Per male, senso... Quill, ho vissuto una gran parte della mia vita fare sesso circondata dai miei nemici. Sarò contenta di fare sesso insieme ai miei amici. Io combatterò al tuo fianco e alla fine combatterò al tuo fianco. Fatta!